Così stai dando la caccia a Miss Lee? Affari, non piacere. Di sicuro non si tratta di vendetta, Bella. Non hai la faccia per questo genere di cose. Tu invece ce l'hai? Che razza di domanda idiota è questa, eh? Io non ho nemmeno una faccia, cara mia. Sono venuto in cerca di lavoro e l'ho trovato. Compagnia cosmetica di Miss Lee. Assistente di laboratorio. Nessuna esperienza necessaria. Una buona paga. Sembrava andare tutto bene. Poi sono rimasto bloccato in una vasca di fluttuazione per giorni, immerso in un liquido puzzolente. E quando tutti noi siamo usciti, perché eravamo in molti a fare quel lavoro, né faccia né carne, sai. Un calcio e giù per lo scarico dei rifiuti, fin qui. Presunti morti. Un esperimento fallito, in pratica. Oh, grazie di avermelo ricordato. E come se non bastasse, un'altra beffa. Quando ho provato a porre fine alla mia vita, ho scoperto che non era possibile. Vuoi dire che Sofia sta cercando il segreto dell'immortalità insieme al suo nuovo fondotinta miracoloso? Proprio così, bellezza eterna. Solo che le cose non hanno funzionato al meglio. Lei però si è tenuta ai risultati migliori. Senti, a me non interessa più di tanto perché sei qui. Ma non puoi certo essere peggio di lei. Perciò ho deciso di fare uno strappo e di darti una mano. Ma solo dopo che tu avrai fatto qualcosa per noi, qui. Generoso da parte tua. Che cosa vuoi? Una bottiglia di quella pozione per conservare le mummie si trova nel Museo di Storia Naturale. Liquido per imbalsamare. Esatto, non c'è niente di meglio per la carne in putrefazione. E poi il museo è un posto molto interessante, ti piacerà. Ma perché non ci vai di persona? Conosco una ragazza egiziana, la è scocciata perché non è riuscita a ottenere l'immortalità come si aspettava. Vedendo che abbiamo fatto meglio di lei in questo campo, non oso nemmeno immaginare quale maledizione possa riversarci contro per peggiorare ancora la nostra condizione. Tu non avrai problemi, cara. Tu puoi morire in pace. Grazie.